film è un pochino autobiografico e quanto c'è di voi due a livello emotivo in questo film. Diciamo, secondo me ogni scritto, ogni film, ogni libro sicuramente. Una parte dell'autore c'è sempre Assolutamente sì. in questo qui ci sono delle cose che sicuramente sono autobiografiche, altre no. Di autobiografico c'è la mia esperienza in una vera comunità terapeutica per ragazzi psicotici, dove ho lavorato da terapeuta per una decina d'anni, e quindi tutti i laboratori di espressione, tutte le opere teatrali e di scrittura che abbiamo fatto sono confluite nella storia. L'altra parte è la parte che riguarda il ritorno. Anch'io sono siciliano, anch'io ho lasciato la mia terra e anch'io a un certo punto sono tornato, e quindi un po' come Lorenzo, il protagonista del film, mi sono confrontato con quello che mi sono lasciato dietro di me. Infatti, quando il protagonista, appunto Lorenzo Loiacono, cioè, si percepisce proprio questa intolleranza quando guarda i video e vuole essere chiuso proprio nel suo laboratorio e dedicarsi totalmente alla sua ricerca. Cioè, quasi quasi il suo laboratorio stesso è il buco nero, Sì. però è un po', come dire. Lorenzo si rifugia in una dimensione intellettuale, che è quello che facciamo un po' tutti, no? Nasconderci nei nostri ragionamenti, anche nelle nostre ragioni, nelle nostre convinzioni. Il problema per noi diventa incontrare la nostra parte emozionale, no? Quindi incontrare metaforicamente il nostro cuore e riuscire a riconnetterlo con la mente, no? Quindi non essere divisi tra la dimensione mentale e quella emozionale. Quindi Lorenzo trova nella Arrivederci e dimensione, complimenti ancora. grazie, Lorenzo trova nella dimensione emozionale una sorta di pericolo, perché evidentemente ha subito dei traumi, delle sofferenze e non vuole più rincontrare. Questa è la dimensione di difesa che tutti noi viviamo nelle nostre vite. Però è proprio attraversare quella dimensione emozionale che ci permette di reintegrarla nella nostra esperienza e farla diventare un punto di forza e non più un punto di debolezza. Quindi il protagonista, alla fine, anche al di là delle sue intenzioni, guidato dai personaggi che si trova a incontrare, riesce finalmente a rivedere il suo passato e a integrarlo nella sua esperienza E attuale. affronta profondamente proprio il suo dolore. Esatto. Un piccolo ricordino di suo padre. Durante le Sì, riprese? durante le riprese, se magari una cosa particolare, un aneddoto simpatico, anche se. Ma mio padre durante le riprese cercava sempre di dare una mano anche quando non era in scena. Quando c'è la scena, per esempio, dello spettacolo finale, avevamo bisogno di pubblico e siccome è un film a basso costo, non avevamo la possibilità di chiamare 100-200 comparse. E allora lui si è messo lì e ha incominciato a intrattenere dei passanti, della gente per cercare di farli stare seduti a fare il pubblico ed è stata tutta la sera, anche perché per girare quella scena ci sono volute ore. Quindi la Ci gente dopo un credo. po' si alza, si stufa e se ne vuole tornare a casa. Invece lui stava lì, li teneva fermi, in qualche modo li intratteneva, li incuriosiva, gli raccontava storie, gli raccontava barzellette, faceva lo spiritoso per cercare di avere questa scena, di poterla portare a compimento. No? E ultimarla con il pubblico che era necessario. Insomma, un tutto fare. Va bene, Va vi bene, ringrazio. di nulla, Grazie. grazie a No, voi. grazie. Grazie a Ok. Carlo.